Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dell'Aurora. Più precisamente andremo a vedere insieme i contenuti stagionali che appunto sono stati aggiunti con questa Aurora e diciamo la mini quest che vede anche il ritorno di Eva Levante in torre. Recandoci quindi da Eva Levante, che si troverà a destra di Ikora, quindi nella zona bazar della torre, questa ci consegnerà il forno festivo di Eva, che sarà essenzialmente una piccola lampada con cui potremo cucinare dei dolcetti. Questi dolcetti saranno specifici per ogni vendor, ce ne sarà appunto uno per ognuno. E una volta cucinati andranno consegnati appunto al rispettivo vendor, che di per sé non ci ricompenserà con chissà cosa. Le ricompense più comuni saranno armi rare oppure qualche modifica. Premetto che il forno festivo di Eva può essere potenziato, quindi una volta che avremo fabbricato almeno una volta tutti i dolcetti potremo prodigiarlo e renderlo più efficiente. I dolcetti diventeranno quindi leggendari e suppongo, perché non ho ancora provato, che le ricompense saranno aumentate. Ma adesso andiamo subito a vedere come funzionerà questa creazione dei dolcetti. Ebbene, come possiamo vedere, il forno festivo di Eva avrà 3 slot. Sul mio ne vedete solo 2 perché purtroppo ho dimenticato di registrare la clip sul primo PG. Quindi il forno era già potenziato al massimo. Nel primo dovremmo mettere l'ingrediente richiesto, che avrà l'icona di una modifica con sfondo verde. Il secondo slot sarà invece dedicato a degli ingredienti un po' più particolari, che saranno delle modifiche a sfondo blu, mentre il terzo sarà dedicato alle essenze dell'Aurora. Ci verranno quindi richieste 15 essenze dell'Aurora per ogni biscotto. E saranno una moneta di scambio che potremo droppare da qualunque attività. Per intenderci, una partita in crogiolo ne dà dalle 10 alle 16. Gli ingredienti primari e secondari saranno vari, ma li andremo a vedere nel dettaglio per ogni biscotto. Partiamo subito dal primo, il biscotto che dovremmo consegnare al comandante Zavala. Questo si chiama ghialla dolcetto, e per cucinarlo avremo bisogno di una canna di etere e di un'esplosione deliziosa. La canna di etere si ottiene semplicemente uccidendo dei nemici caduti. Per quanto riguarda invece l'esplosione deliziosa, la otterremo uccidendo nemici con armi esplosive, come per esempio lanciarazzi o lanciagranate. Ci tengo a specificare che i drop di queste modifiche non sono assicurati, quindi non ne dropperemo una per ogni kill, ma avremo una possibilità di ottenerla. La seconda è il ciambellone del viaggiatore, il biscotto che dovremmo consegnare ad Ikora. Per cucinare questo avremo bisogno dell'olio di Cabal e del lampo di ispirazione. L'olio di Cabal, come fa intuire il nome, sarà droppabile da qualunque nemico Cabal, mentre il lampo di ispirazione si otterrà facendo le multi-kill. La probabilità è più alta in crogiolo, per quello che ho visto. Dopodiché abbiamo il biscotto e il cioccolato a forma di ipernave, il biscotto che appunto dovremmo consegnare ad Amanda Holiday. Anche questo ci richiederà l'olio di Cabal, quindi droppabile da qualunque Cabal, e l'aroma tenebrante, modifica ottenibile da qualunque kill a vuoto, che sia arma o super. La tapioca telemetrica invece è il dolcetto che dovremmo consegnare a Benedict, quindi l'armaiolo. Chiederà del latte vex e delle gocce di proiettile. Il latte vex si otterrà come al solito da una qualunque kill di un vex, mentre le gocce di proiettile semplicemente uccidendo con armi da fuoco, quindi non spade. Passiamo al quinto dolcetto, il seme degli Linsky. Questo andrà consegnato a Luis, quindi dovremo recarci da Hawthorne, e ci richiederà una canna di etere e un tocco personale. La canna di etere, come già detto, si ottiene dai caduti, mentre il tocco personale facendo uccisioni con la super. Il biscotto del gentiluomo che dovremmo consegnare ad Evrim ci chiederà anch'esso di utilizzare una canna di etere, aggiunta però con un gusto perfetto, ottenibile dalle uccisioni precise. I biscotti ai cani confettati invece, che dovremmo consegnare a Sloane, ci richiederanno della polvere di chitina, modifica ottenibile da qualunque uccisione dell'alveare, e delle gocce di proiettile. Per Petra abbiamo invece i biscotti della mala sorte, che ci richiederanno delle canne di etero scuro e un caldo impossibile. La canna di etero scuro si otterrà semplicemente uccidendo degli infami, mentre il caldo impossibile effettuando danni solari. Per il ragno avremo invece gli spettri morti caramellati, anche questo ci richiederà una canna di etero scuro e però un lampo di ispirazione, come ho già detto si ottiene dalle multi-kill. Il ramingo invece vorrà delle particelle di cioccolato fondente, queste richiederanno del burro corrotto che si otterrà da una qualunque uccisione corrotta e un aroma tenebrante. Per Anna Bray avremo la torta lunare del giavellotto, che richiederà della polvere di chitina, quindi delle uccisioni dell'alveare e l'aroma pungente. Modifica veramente molto rara, quella con cui mi sono trovato più in difficoltà, e che ci richiede di uccidere i nemici con la spada. Le lame alla vaniglia, invece, di Lord Shax, richiederanno dell'olio di Cabal e un aroma pungente. I due biscotti che ho appena nominato, più quelli da dare ad Amanda Holiday, serviranno anche per la quest per l'astro esotico. Andiamo subito a vedere ora il biscotto radare ad Asher Mir, il budino radiolare, che richiederà del latte vex e un aroma elettrico, ottenibile da una qualunque uccisione d'arco. Per Failsafe abbiamo invece la torta della foresta infinita, che anche questa ci richiederà del latte vex più un caldo impossibile.
L'ultimo biscotto che potremo invece cucinare, che però dovremmo aspettare per consegnare, sarà lo strano biscotto da consegnare appunto a Xur. Questo ci richiederà del burro corrotto e un aroma elettrico. Come già detto, alcuni di questi biscotti vi serviranno anche per completare la quest esotica della storia. Vi basterà però semplicemente consegnarli al proprio vendor, quindi non ci sarà niente di difficile. Se posso invece darvi qualche suggerimento, vi consiglio di prendere le taglie che vi fornisce Eva Levante, che regalano praticamente essenze dell'Aurora. Queste saranno maggiormente l'unico vostro limite, ma potrete facilmente reperirle anche da una qualsiasi partita in crogiolo, come ho detto. Essenzialmente le ricompense per completare tutti questi biscotti sono due: i trionfi, che come al solito vengono aggiunti in tutti quanti gli eventi, e la pietra miliare di Eva Levante, che varrà però solamente per un personaggio e che ci richiederà di consegnare 12 biscotti all'interno del sistema solare. Inoltre, per qualunque ricetta che non corrisponda a una di quelle che vi ho appena detto, otterrete un transito del limite bruciato, un biscotto semplicissimo che, consegnato al criptarca, vi ridarà l'essenza dell'Aurora che avete speso. Quindi ragazzi, questa era la guida ai biscotti dell'Aurora. Io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, aiutate tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche te bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.